Oggi parliamo di un dispositivo di casa Innokin. Per alcune vicissitudini mi ha fatto parecchio arrabbiare, ok? Ma per altre era veramente molto interessante parlarne perché è la prima volta che utilizzo una pod di questo genere. Adesso scopriremo perché dico che è la prima volta che utilizzo una pod. Ed eccola ragazzi, la Trine di casa Innokin, una pod mod semplicissima. E voi direte, Michi, ma che cos'ha di straordinario questa pod mod per cui dici la prima volta ci tenevi particolarmente a parlarne? È una pod normale, cos'ha di diverso? Ve lo dico io ragazzi, così vi spoilerò subito, arrivo subito al cuore del discorso, subito al nocciolo del video. È la prima pod mod con batteria estraibile. Sapete che per normativa e per direttive europee le sigarette elettroniche non potranno più avere in futuro la batteria fissa, ok? La batteria integrata, ma tutte le batterie devono essere estraibili, ok? Questo non è che vale solo per le sigarette elettroniche, vale per tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, insomma. Le batterie non possono essere più integrate e fisse, ma devono essere removibili. E questa è la prima volta che utilizzo una pod con batteria removibile. All'interno della confezione addirittura ve ne danno due, quindi avete due batterie. Ma vediamo che cos'è contenuto all'interno della confezione. Troviamo naturalmente un manuale d'uso, un tagliandino di raccomandazioni per usare correttamente la nostra batteria. Troviamo appunto una batteria di ricambio da 1000 mAh, quindi all'interno della confezione troveremo due batterie da 1000 mAh ciascuna, ok? Quindi due, tanta roba. E poi troviamo due pod, una da 0.6 e una da 0.8. Dalla capacità di 2 ml, per effettuare refill basta stappare il cappuccio che c'è in alto, troveremo qui di fianco un foro per andare a effettuare refill. Potete inserire quindi i 2 ml del vostro liquido preferito, attendere sempre circa 5 minuti per far sì che il liquido impregni bene il cotone della vostra resistenza e poi siete pronti a utilizzare il dispositivo. E poi abbiamo anche il corpo batteria. Realizzato bene, semplice, niente di particolare, squadratina, semplice. Sul lato troviamo la levetta di regolazione dell'aria, sull'altro lato troviamo la presa di ricarica USB USB-C per andare a ricaricare il nostro dispositivo e sul fronte invece troviamo il piccolo display con un tasto che fa da tasto funzione ma anche da tasto fire. Il dispositivo funziona sia con il tiro automatico che con il tasto fire appunto. Le due batterie, come detto, hanno una capacità di 1000 mAh ciascuna. Ok, quindi anche questa cosa è veramente molto pratica e molto comoda perché uno si porta dietro le due batterie, cioè magari se le caricate il giorno prima, se ne porta dietro due e quando scarica uno la stacca e ci attacca l'altra e avete insomma veramente 2000 mAh di batteria per la vostra pod. Questo non è male, non è assolutamente male ragazzi, perché insomma vi portate in giro semplicemente delle batterie e non magari un power bank che sicuramente può essere più ingombrante di una roba del genere, ok? Quindi uno stacca e attacca la batteria e ha sempre la sua pod piena. Tre click per accendere il nostro dispositivo, tre click per spegnerlo. Due click sul tasto Fire e vedrete lampeggiare sul display il wattaggio e potete quindi andare ad incrementare. Il dispositivo ha la funzione Smart, ovvero se io metto 25 Watt e inavvertitamente vado ad inserire la coil da 0.8, invece che bruciare la mia resistenza, il dispositivo se ne accorge e mi porta a 12 Watt. E fa sì che non mi si squagli la resistenza, ok? Quindi ho questa funzione smart che mi porta il dispositivo ad un wattaggio idoneo a seconda della resistenza che vado ad innestare. Inoltre, se io poi voglio leggermente aumentare o diminuire il wattaggio, va benissimo perché lui mi consiglia la 0.8, per esempio, di portarla a 12 watt, ma io posso spingermi fino a 15. Sopra i 15 watt il dispositivo comunque non mi manda
ok? Quindi vi dà un piccolo range in cui giocare, ma oltre quello non vi manda, di conseguenza non vi permette di bruciare le vostre resistenze. Sul display troviamo le informazioni che ci servono, e cioè il wattaggio, la carica residua di batteria, il valore resistivo della resistenza che stiamo utilizzando, e sulla destra troviamo il voltaggio. Quindi abbiamo il wattaggio e il voltaggio. Devo essere onesto, quella porzione in cui viene indicato il voltaggio che si sta utilizzando lascia un po' il tempo che trova. Avrei preferito sicuramente un contapuff per darsi una regolata di quanto ho utilizzato il dispositivo, sarebbe stato forse più carino, più utile. Unica cosa che non mi piace del dispositivo è che purtroppo il tasto Fire non si può bloccare. Ok, il dispositivo funziona sia con il tiro automatico che con il tasto Fire, e questa è una cosa positiva, perché a me piace sempre che nei dispositivi ci sia anche quel tastino, perché se mi si brucia il tiro automatico posso comunque utilizzare lo stesso dispositivo con il tastino e va bene, però non si può bloccare, quindi io non posso utilizzare poi il dispositivo solo col tiro automatico, quindi lasciando sempre acceso il dispositivo senza aver paura che poi il tasto Fire venga schiacciato e si brucia la resistenza. Ma prima di parlare di resa e quant'altro, andiamoci a vedere la giornata in pod. Occhio ragazzi, occhio che la giornata in pod di questo dispositivo sarà molto interessante, perché è successa una roba che è la prima volta che succede in 3-4 anni che faccio la giornata in pod. Occhio alla giornata in pod. Giornata in pod. Ore 9, inizio della nostra giornata in pod. Aroma buonissimo e non spinge molto al dolce. Questa è la prima sensazione positiva che ho avuto fin dal primo tiro di questo dispositivo. L'aroma veramente eccellente e non tira al dolce. Il tiro è lineare, molto preciso, e il vapore è denso e corposo. Peccato che non si possa appunto bloccare il tasto Fire. Mi tocca spegnere e accendere il dispositivo ogni volta che me lo metto in tasca. Sono obbligato a farlo. Ore 14, ho finito il primo tank e nessuna traccia di perdite. Ore 15:30, finisce la giornata in pod per problemi tecnici. Ebbene sì ragazzi, è la prima volta che mi tocca concludere prima la giornata in pod per problemi tecnici. Qual è il problema tecnico? È che si è bruciata la resistenza ed era nuova. È la prima volta in 3-4 anni di giornata in pod che ho dovuto abbandonare una giornata in pod perché la resistenza si è bruciata. Quindi come vedete le coil fallate non arrivano soltanto a voi, non capitano solo a voi, capitano a chiunque, capitano anche a me. Coil fallata, come potete vedere, ve lo mostro anche nell'immagine, vedete da un lato il cotone è ancora bianco, perfetto, mentre sull'altro lato è completamente giallo marroncino. Quindi vuol dire che fondamentalmente questa è una coil fallata, si è bruciato il cotone da quel lato, il sentore, il sapore di bruciato era talmente forte che non sono riuscito a continuare la giornata in pod. Ed era una coil piuttosto nuova, perché ci avevo fatto soltanto un paio di giorni. Sul più bello la coil mi ha abbandonato. Indicativamente la batteria dura circa 2 tank, e appunto all'interno della confezione poi avete la 06 e la 08. Secondo me la 08, per quanto è durata, aromaticamente a me è piaciuta moltissimo, è piaciuta veramente veramente tanto, l'aroma è veramente buono. La 06 secondo me tira troppo al dolce, quindi non mi ha fatto impazzire. La 08 tira meno al dolce, quindi anche con i tabaccosi mi è piaciuta parecchio. Levetta dell'aria, anche con leva tutta chiusa riesco comunque a effettuare un tiro. Quindi anche con leva tutta chiusa l'aria passa, riesco a fare un tiro, e anzi vi dirò di più, con leva tutta chiusa riesco a fare un ottimo tiro chiuso e contrastato. Attenzione però a tirare delicatamente, non tirate troppo forte con levetta tutta chiusa, se no l'effetto cannuccia è dietro l'angolo, ok? Se volete tirare un po' più forte, un po' più decisi, vi conviene comunque aprire un po' la leva di regolazione dell'aria. Con leva tutta aperta si riesce a passare addirittura in un restricted flavor, quindi l'aria va da chiuso 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 a restricted flavor. La batteria da 1000 mAh arriva a sera senza problemi, quindi vi copre comodamente la giornata
Se siete degli svapatori medi come me, da 4-5 ml al giorno, quindi vi copre tranquillamente tutta la giornata e nell'eventualità, come vi ho fatto vedere ragazzi, staccate la batteria, mettete l'altra e il gioco è fatto. Questa è veramente una grandiosa comodità. Noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione e come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti!